Oggi siamo qui a dire che il nostro desiderio si è avverato. Quest'uomo che vedete alle mie spalle è Gianluca Colossi, il coordinatore regionale dei Vigili del Fuoco Volontari della Lombardia. Perché è così felice e sorridente? Ve lo spieghiamo subito. Anzi, ce lo facciamo spiegare proprio da lui. Ho presentato questo progetto di legge, che ora è diventata legge, che è la 317, che valorizza il personale volontario del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco. Praticamente questo progetto di legge è partito a giugno del 2016, è stato presentato al presidente Maroni quando è stato in visita a Orzi Nuovi, e da lì è partito l'iter per poter far sì che questo diventasse realtà. E così è successo. Il giorno 14 marzo del 2017 il Pirellone di Milano ha approvato la legge regionale numero 317, avente come oggetto nuove norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Questo ci fa onore, in quanto siamo la prima regione a livello nazionale che abbiamo fatto una legge a favore dei Vigili del Fuoco volontari. I Vigili del Fuoco volontari sono operativi sempre, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24, fanno praticamente gli stessi interventi dei Vigili del Fuoco permanenti e operano anche in autonomia. Voglio precisare che i Vigili del Fuoco dipendono dal Ministero dell'Interno. Eh sì, perché Regione Lombardia, come pure tutte le altre regioni d'Italia, non ha alcun obbligo di sostegno del personale volontario dei Vigili del Fuoco. I fondi dovrebbero arrivare direttamente dal Ministero degli Interni, ma a quanto pare... Quindi abbiamo dovuto anche trovare dei modi per poter far sì che questi soldi arrivassero ai Vigili del Fuoco volontari. Infatti sono state create appositamente delle associazioni di volontariato, che sono associazioni che sosterranno esclusivamente i Vigili del Fuoco dei distaccamenti della regione. Ma che cosa prevede esattamente questa legge? Questa legge ci consentirà di avere delle risorse da parte della regione pari a 650.000 euro, quindi ogni anno Regione Lombardia dovrà finanziare un tot in base anche alle nostre necessità. Quindi non è corretto nemmeno da parte nostra chiedere delle somme quando non c'è necessità. E infatti il contributo economico per i Vigili del Fuoco volontari sarà ricalcolato ogni anno anche in base alle loro esigenze. Per l'anno in corso, in particolare, Regione Lombardia si impegna nell'aiuto finanziario per l'acquisizione di mezzi e attrezzature pari a 500.000 euro e nella formazione di tutto il personale dei Vigili del Fuoco volontari della Lombardia con una risorsa economica pari a 150.000 euro. Per questo progetto di legge io devo ringraziare il consigliere regionale Fabio Rolfi, che è stato il primo firmatario di questa nostra legge ormai, e poi di conseguenza tutti gli altri consiglieri regionali. Ricapitolando, grazie a questa legge per il 2017 i Vigili del Fuoco volontari avranno a disposizione 500.000 euro da investire nell'acquisto di mezzi e attrezzature e 150.000 euro da investire nella formazione. Ma come saranno distribuiti questi fondi? I 150.000 euro saranno destinati alla direzione regionale dei Vigili del Fuoco permanenti e poi con una commissione dove io farò parte si provvederà a fare in base alle esigenze territoriali, cioè della regione, i vari corsi necessari. Per fare i Vigili del Fuoco volontario i ragazzi devono fare 4 settimane di corso. Per guidare un camion dei Vigili del Fuoco ci vogliono 4 settimane di corso e tutti questi corsi, che poi ci sono il salvamento acquatico, c'è il corso SAF, il soccorso alpino fluviale, tutti questi corsi verranno organizzati e verranno decisi con la direzione regionale. Mentre i 500.000 euro, la Regione Lombardia ha creato un registro delle associazioni ONLUS, quindi le associazioni che sosterranno i distaccamenti volontari. Queste associazioni poi porteranno un progetto in base alle esigenze territoriali che hanno. Questo progetto poi sarà sempre controllato sia dal direttore regionale dei Vigili del Fuoco e sia dalla nostra associazione, al nostro rappresentante, che in questo caso sono io. E in base alle esigenze territoriali sarà data priorità. Quindi anche questi 500.000 euro saranno gestiti al meglio per le esigenze del territorio. Ma qual è la situazione dei Vigili del Fuoco in Lombardia?
In Lombardia sono 70 i distaccamenti volontari per 1700 volontari operativi sul territorio. Dobbiamo pensare che in provincia di Brescia ci sono 17 distaccamenti vigili del fuoco volontari contro 4 distaccamenti permanenti più il comando provinciale. Quindi se voi pensate a come è estesa la provincia di Brescia, il 90% del territorio è coperto dai vigili del fuoco volontari. Pensate solo a Orzinuovi, quanto dista da Brescia. Brescia per Orzinuovi è la prima partenza che arriva, quindi ci vorrebbero 25 minuti. Orzinuovi copre un territorio che arriva fino a Dello e va anche fuori provincia arrivando fino a Gallignano e fino a Ricengo. E ad Orzinuovi come siamo messi? Ma possiamo dire che a Orzinuovi siamo un'isola felice, nel senso che abbiamo le amministrazioni comunali che ci hanno fatto una caserma bellissima, una delle migliori come estetica, come posizione sul territorio. Ci hanno donato dei mezzi nuovi, perché noi abbiamo 4 mezzi e sono completamente nuovi, abbiamo un gommone, quindi possiamo dire che Orzinuovi come materiale, come mezzi, come risorse siamo a posto. L'unica cosa che noi usufruiremo saranno i corsi, la formazione. Abbiamo 2 giovani che devono entrare, sono in attesa di corso e in più abbiamo dei ragazzi che devono fare i corsi patenti. Orzinuovi siamo in 23, garantiamo 365 giorni all'anno, 24 ore su 24 e vi dico che è difficile. È difficile perché una partenza di vigile del fuoco può uscire esclusivamente se sono in 5. Al di sotto delle 5 unità non possono uscire. Quindi garantire anche durante le ore lavorative le 5 persone non è facile. Ma dobbiamo ringraziare anche i datori di lavoro che ci permettono di lasciare il posto di lavoro per portare soccorso. A Orzinuovi facciamo circa 365 interventi all'anno, quindi uno al giorno.